prima dei peluche avevo fatto una piccola protesta con dei manichini. Avevo apparecchiato ogni tavolo come se stessi lavorando normalmente, come si lavorava prima del Covid, e avevo messo dei manichini per fare questa piccola protesta, in quanto ritengo inopportuno lavorare, di sopravvivere e lavorare così. I Jalis vinsero il Festival Sanremo con Fiumi di Parole. E secondo me i nostri governatori, quelli che ci governano, hanno preso da loro, nel senso Fiumi di Parole. Io attualmente non ho mai percepito un centesimo. Ho tanti amici, ho tanti conoscenti, tanti colleghi che conosco che anche loro, come me, non hanno mai preso un centesimo. Buongiorno, Ciao. ciao ciao Marco. Oh, che belli, l'hai messi così? Ah, spettacolo, vero Mela? Belli, belli, bello, sì. Ma veramente ho fatto anche quello dei manichini, non è male come idea. Praticamente è come se il bar fosse pieno e che la gente, bene o male, fa la vita normale, tranquilla. Certo che questo periodo qua non è tanto uno dei più rosei, bisogna un po' avere un po' di pazienza e poi magari in futuro ci possiamo riprendere ancora, appropriarci della nostra vita quotidiana. Il nostro Giuseppino, che vabbè è un po' timido e ci dà le spalle. Poi abbiamo Rocco che arriva dal Grande Fratello. Ciao Rocco, saluta tutti. Vi saluta, sta bevendo un caffè. Lui può bere il caffè seduto al bancone. Non siamo in un autogrill e quindi purtroppo la mia clientela deve prendere il caffè e andare fuori al freddo. E poi abbiamo il ministro Speranza di Maccarone, perché sta mangiando i maccheroni. E sì, sono tutti i miei amici, i miei clienti, solo che con loro i soldi per pagare le utenze non posso averli. Io mi auguro di avere dei clienti presto, dei clienti che non mi pagano con i soldi del Monopoli, ma che mi pagano con l'euro, perché col soldo del Monopolo io non posso pagare le utenze, non posso pagare l'affitto, non posso pagare le tasse. E da bravo cittadino italiano sono 31 anni, 21 anni che sono qua, 31 anni che sono dietro un bancone e ritengo che andando avanti così, purtroppo, avendo perso, perdendo sempre l'80% del mio incasso, la luce, l'affitto, la vita, non posso andare avanti. Paura c'è. Però sempre, bisogna essere sempre, anche se in questo momento è brutto dirlo, ma sempre, bisogna essere sempre positivi, sempre essere positivi e sperando che questa storia possa terminare al più presto e riprendere una vita normale. Io qua faccio serate ed aperitivo con tanta gente, purtroppo ora la gente. I miei clienti sono solo dei pupazzi, prima i manichini, ora dei pupazzi, però ribadisco, la baracca costa.